Salve a tutti da IGV News. In questo lunedì 26 agosto siamo qui a Scafati. Come potete vedere alle mie spalle c'è la tenenza dei carabinieri. Siamo a via Oppertan, infatti alla mia sinistra potete notare la villa di Scafati. Ci troviamo nei pressi del torrente Cavaiola. Come potete notare l'acqua è sporchissima, dato che le fabbriche hanno ripreso da alcune settimane il loro lavoro. Guardate, c'è di tutto. Immondizia, residui. In circa un mese fa ci siamo occupati del caso di una tartaruga che era stata rinvenuta in questo torrente e nonostante siano intervenute diverse forze dell'ordine e diversi corpi di intervento per provare a recuperarla, nessuno è riuscito a prenderla. Ci informano che nonostante la condizione invivibile dell'acqua, la tartaruga sia ancora qui. Andiamo a controllare, quello è il punto che ci hanno segnalato. La tartaruga è un esemplare di Trachemis scripta venusta. È un esemplare proveniente dal Nord America e non è originario delle nostre zone. Misura circa 40 cm e peserà circa 2,5 kg. Ecco, addirittura il corpo in parte immerso nell'acqua, come potete vedere, emerge solo con metà del guscio. L'altra parte la tiene nascosta. È molto timida e nonostante l'intervento di diverse forze dell'ordine nessuno è riuscito a recuperarla e chissà per quanto altro tempo ancora riuscirà a rimanere qui. Questi animali sono onnivori, si nutrono di tutto, da piccoli pesci e crostacei a alghe di fiume o di lago. Qui ha davvero ben poco con cui sopravvivere, almeno in queste ultime 2 settimane che l'inquinamento del torrente Cavaiola è peggiorato decisamente. Magari dalle riprese non si vede, però è un esemplare piuttosto grande, infatti questi esemplari raggiungono al massimo 45-48 cm, nelle femmine ovviamente, e questo probabilmente è una femmina. Per IGV News, Raffaele Cirillo è tutto.